Piano piano si stanno connettendo tutti, quindi direi che possiamo iniziare perché sennò poi, insomma, non riusciamo a star dietro a tutti gli appuntamenti. Do il benvenuto a tutti i relatori e soprattutto do il benvenuto a tutti alla piazza virtuale della prevenzione organizzata da Just the Woman I Am. Come sapete, oggi si svolgeranno una serie di incontri virtuali. L'Università Politecnico, il Centro Universitario Sportivo, gli organizzatori di Torino Donna Just the Woman I Am organizzano per, insomma, promuovere insomma, prevenzione, per promuovere una conclusione, ma soprattutto per promuovere stili di vita sani alla cittadinanza. Ogni anno, ogni edizione, insomma, non è soltanto una corsa, camminata di 5 km non competitiva per sostenere la ricerca universitaria, vuole essere anche una kermesse. Per sensibilizzare e coinvolgere la popolazione in questo tipo di iniziative, promuovere insomma quella che è il mantra di Just the Woman I Am, cioè prevenzione, sport, farmaco a costo zero. Il primo incontro di oggi, infatti, è in compagnia del Comitato Organizzatore dell'Università degli Studi di Torino, vicerettore Gennaro Boccia. Tatiana, non ti sentiamo bene? Pronto? Sì? Non ho capito, Non so se professore, mi sento. è vero che non ti stavamo sentendo bene? Ok, allora vale per tutti. Avete credo qualche problema quando ti sposti un po' dal microfono, non ti sentivamo. La Adesso vostra mi connessione sembra. sentite? Salta anche il video ogni tanto. Sì, però è andato via il video. Così mi sento, scusate, io pensavo che prima ci eravamo parlati, chiedo scusa a tutti che stanno Infatti, ascoltando e probabilmente non stanno sentendo. Ha fatto bene, ho parlato da solo, ho fatto un monologo. Ottimo inizio, no, professore, non così possiamo da sola. Abbiamo solo riprendere? perso qualche dettaglio, ma non c'è problema. Va bene, in realtà stavo dando il benvenuto e vi stavo introducendo. Quindi ho dato il benvenuto e ovviamente con un grazie fortissimo da parte di tutta Just the Woman I Am a voi che avete deciso di dedicarci questo tempo in questo sabato. Diamo il benvenuto nuovamente al professor Alberto Rainoldi, vicerettore Welfare, Sostenibilità e Sport dell'Università di Torino. Diamo il benvenuto alla dottoressa Anna Mulazzo, rispettivamente del gruppo di ricerca di funzione neuromuscolare del SWISM, Dipartimento Scienze Cliniche e Biologiche dell'Università di Torino, e il gruppo di ricerca funzione neuromuscolare. Ah, entrambi hanno la stessa. Ok. Tatiana, abbiamo Problemi, seriamente un problemi. problema, mi dispiace. Non ti sentiamo. Diciamo a Ok, tutti, infatti mi sono. non ti abbiamo sentito nell'ultima parte, Ok, io quindi non è il volevo. caso di ripeterla, perché sennò facciamo Va solo bene, confusione. allora, professore, io vi lascio la parola. Cominciamo così e sperando che il mio microfono dia, insomma, prestazioni migliori nel corso della giornata. Prego. No, ma io vi assicuro che abbiamo provato prima e funzionava tutto, quindi adesso la dottoressa Grazie, Tatiana Zari che professore. è rimasta malissimo perché sembra che la sua professionalità è elevata, vi assicuro, insomma, non vi preoccupate. Andrà sicuramente meglio più avanti, anche perché magari più avanti ci saranno anche più persone. Posso avere la condivisione, per favore? Attivate la condivisione. Adesso arriva, professore. Ah, hai già condiviso, mi dicono. No. Assicuro che io il tasto non ce l'ho condiviso. Assicuro anch'io che il professor Rinaldi sa esattamente come usare questi tè. È il vostro pane quotidiano, Webex. Ok. Perfetto, allora, buona mattina a tutti. Come è stato detto, si apre questa serie di incontri, di webinar, chiamateli come volete, insomma, dipende dalla vostra frequentazione delle occasioni di confronto online che questo anno strano ci ha offerto, quindi ciascuno di voi avrà avuto più o meno possibilità di partecipare in quest'anno a cose di questo genere, comunque sia. Scopo principale di queste serie di incontri, è quello, come è stato detto prima, di
introdurci al concetto che noi cercheremo di ribadire questa mattina in mille modi diversi, cioè tutte le persone che parleranno avranno comunque questo denominatore comune. Iniziamo noi, io e due dei miei collaboratori più stretti, due ricercatori appunto del centro, del gruppo di ricerca della funzione neuromuscolare dell'università che vi sono stati presentati poco fa, e la mia brevissima introduzione, che dovreste vedere, il cui titolo dovreste vedere qui in questo momento, apre la mattinata con un cappello, come dire, descrittivo molto generale, e che ha lo scopo di fare quello che i ricercatori chiamano il calcio d'inizio, cioè dare una nota d'inizio su questo argomento. Il fatto cioè, quindi il messaggio diciamo che vorrei che portaste a casa in questi 10 minuti, è che l'attività fisica può agire anche sul cervello, e che quindi il nostro messaggio è che dovremmo iniziare a trattare il cervello un po' come se fosse il nostro sistema muscolare a cui siamo abituati, che siamo abituati ad allenare facendo cose, andando in palestra, camminando e così via. Prima di arrivare a questo concetto, e per riuscire a capirlo, mi invito a ripensare, a riflettere un attimo a come, sappiamo, pensino i bambini. I bambini non pensano e non ragionano in questa maniera qua. Se lo facessero sarebbero dei mostri ciattoli. Magari qualche genitore ambisce a vedere il proprio figlio, così, o lo immagina in questa maniera. Ma grazie al cielo il modo di ragionare dei bambini non è ancora strutturato, non è così formale, né per formule né per libri, ma è un modo molto libero, un modo in cui in qualunque cosa si trovino a fare, con qualunque cosa si trovino a interagire, quello è un gioco ed è e offre loro delle possibilità assolutamente fuori dagli schemi per immaginare cose. Cioè, il modo in cui il cervello dei bambini ragiona è un modo in generale fuori dagli schemi. E infatti è molto facile che un bambino vi offra faccia delle proposte che a noi paiono strambe, mettere insieme, che ne so io, vasche da bagno e gru. Che ci fa una gru con una vasca da bagno? Non ci fa nulla, ma magari potrebbe farci qualcosa. Ciò che accade è che crescendo noi tendiamo a perdere questo atteggiamento creativo e tendiamo appunto a irrigidirci in scorciatoie, quelle che chiamiamo scorciatoie, cioè a risolvere, a cercare di affrontare i nostri problemi, o intendo dire non i problemi della vita, ma insomma le cose che incontriamo e cerchiamo di facilmente di risolvere e affrontare tutti i nostri ostacoli, associandoli a cose che abbiamo già visto. E succede a tutti noi. Il modo più semplice che abbiamo per affrontare una domanda è: ah, questa mi ricorda quel problema che ho risolto in quel modo là, quindi cercherò anche in questa maniera di risolvere il nuovo problema che mi si pone davanti. Questo è un modo di affrontare le cose assolutamente efficace, perché ci fa risparmiare energia, perché non ci fa ripensare, ma è un modo che a poco ci fa perdere un certo grado di creatività. Cioè, più svolgiamo compiti ripetitivi, più svolgiamo cose che abbiamo già fatto, e meno cerchiamo soluzioni alternative, e meno quindi facciamo crescere il nostro cervello. Se preferite, lo facciamo un pochino invecchiare, appassire, no? E quindi perdiamo opzioni possibili che, non essendo sfruttate, si seccano, un po' come appunto rami secchi di un possibile immaginifico albero. Cercare strade scomode è la soluzione che non seguiamo, perché richiede in generale più energia. Allora, in questa metafora che ho cercato di molto velocissimamente, che ho cercato di proporvi, dovrebbe essere chiaro per tutti voi che, usando questa metafora, riusciamo a portarci al concetto anche di esercizio fisico e di allenamento. Cioè, fare esercizio vuol dire anche fare delle cose un po' scomode, diverse dal solito, cambiare spesso, perché in questo modo consumiamo più energia, facciamo un po' più di fatica, ma alleniamo il cervello. Cosa vuol dire allenare il cervello? Vuol dire fare in modo che le connessioni che uniscono i nostri neuroni siano sempre di più, perché sono
vengono fatte crescere, si possono modificare anche da adulti. Guardate questo cervello che sta ruotando. Tutte le righe che vedete, le colorate, sono connessioni fra neuroni. E questo cervello così fittamente unito da connessioni fisiche, da fili, chiamiamoli così se volete, che uniscono fra loro i neuroni, è il cervello di un moscerino della frutta. Quindi provate a immaginare cosa possa essere il cervello del nostro e come possiamo fare in modo, questo è un po' il messaggio, cercare di fare in modo di rendere sempre più fitto di connessioni questa magnifica macchina che ci portiamo a spasso. 600 grammi che ci portiamo sul collo e che è, come dire, la macchina principale di tutto il nostro organismo. Ma perché stiamo dicendo tutto questo? Perché dovremmo capire che deve avere un vantaggio avere molte connessioni nel nostro cervello. Il vantaggio è che più ne abbiamo e più abbiamo a disposizione, come dire, una sorta di gradi di libertà, di margini di evoluzione nelle nostre possibilità operative. Possiamo scegliere strade nuove, possiamo affrontare problemi diversi e risolverli in maniera differente. Questo non è solo per essere più performanti, è per offrire a noi stessi più strade possibili per affrontare la vita. Allora vuol dire che possiamo in qualche modo agire davvero in maniera attiva noi coscientemente sul nostro cervello. Questo è un processo assolutamente rivoluzionario. Perché tutti noi siamo abituati a concepire, a capire l'idea che possiamo agire sul nostro corpo, possiamo mangiare bene e quindi avere uno sviluppo di un certo tipo nel nostro organismo e magari limitare certe malattie, possiamo muoverci e quindi attivare i nostri muscoli, ma non era così chiaro, ed è forse il messaggio più interessante di questi minuti, di questi primi minuti della giornata, possiamo agire direttamente, in maniera consapevole, anche sul nostro cervello. Questo è piuttosto interessante. Possiamo farlo sia in modo negativo. Pensate all'idea di se consumiamo, se fumiamo, se consumiamo droghe, se beviamo troppo alcol, tutto questo ha degli effetti negativi fisici sul nostro cervello, cioè bruciamo dei neuroni. Ma possiamo fare il contrario. Possiamo farlo crescere, possiamo stimolarlo e stimolarlo sempre in modo differente. Possiamo stimolarlo con stimoli vari, appunto, con la musica, con la letteratura, con l'arte, con cibo particolarmente non solo buono ma anche bello da vedere e possiamo, ed è ciò che cercheremo di dire nei prossimi 10 minuti, possiamo stimolarlo con l'esercizio fisico. Negli ultimi anni l'idea di studiare i benefici dell'esercizio fisico è diventata talmente radicata nella cultura scientifica che quello che vedete qui è il grafico delle pubblicazioni, cioè di quanti lavori sono stati pubblicati negli ultimi 60 anni. Su questo tema, vedete che c'è stata una crescita rapidissima, il che vuol dire che se c'è una crescita rapida di un argomento, di pubblicazione su un argomento, vuol dire che c'è una crescita di interesse e c'è una crescita di evidenza scientifica che quindi l'esercizio fisico produce benefici. Benefici sul cervello, ma mille benefici che sono quelli di cui parleremo in tutta la giornata, cioè benefici che qui vi ho elencato in modo tale di averli a portata di mano. E vado proprio velocissimo perché credo di avere praticamente già finito il mio tempo. Agiscono sull'invecchiamento, lo rallentano, agiscono sull'esercizio fisico, agisce sulle capacità cardiocircolatorie, previene le malattie cosiddette dismetaboliche, cioè il diabete e l'obesità. Può agire anche su malattie di carattere centrale neurologico, come la sclerosi multipla, l'Alzheimer. Naturalmente è una buona. Un buono strumento per aiutare, per esempio, nelle patologie croniche come il tumore. In generale sono consigliati sia esercizi di resistenza, di endurance, sia esercizi di forza, perché agiscono su tipi di muscolo differente. Inoltre, pensate che la capacità di migliorare la nostra coordinazione muscolare e la capacità di mantenere l'equilibrio diminuisce il rischio di cadere. E quindi, se abbiamo più avanti negli anni, diminuiamo questo rischio, questo ovviamente diminuisce la possibilità di farci male, di romperci, sto guardando l'orologio, un femore e quindi di rimanere a letto. Quindi, e ho concluso, se iniziamo a guardare al nostro cervello un po' come un muscolo, possiamo pensare di allenarlo. E allora alleniamo il nostro corpo tutto e il nostro cervello con stimoli differenti.
Più gli stimoli saranno diversi, più potremo costruire nuove connessioni e mappare in modi multidimensionali il nostro spazio. Quindi tutto questo servirà da migliorare la qualità della vita, della nostra vita personale e della nostra vita di comunità. Questo è un po' il messaggio principale di Just the Woman I Am. A questo punto lo dico col cappello dell'Università di Torino e del vicerettore al welfare. La nostra idea è ovviamente che questa iniziativa ha colorato e colorerà di nuovo quando finalmente potremo di nuovo correre per strada, fisicamente di rosa le strade. Oggi lo fa in maniera diffusa e virtuale sul computer, benissimo. Ma tutto questo ha come scopo il fatto che la maggior parte della gente che partecipa possa capire e assimilare questo concetto, migliorare la qualità della loro vita attraverso anche l'esercizio fisico. Grazie, buona giornata a tutti e buona festa alla donna. Ringraziamo il professor dell'Università di Torino. Tatiana, perdonami, ma c'è Mi proprio un problema. Non sentite si di sente quello nuovo? che dici. Non si sente quello. E devi stare lì più vicino a quel microfono. Va bene, io ok, mi sdraierò su questo computer. Così ti sentiamo. Ok. Lasciamo quindi la parola al dottor Gennaro Boccia, la dottoressa Anna Mulasso, il gruppo di ricerca Funzione Neuromuscolare del SUISM, Dipartimento Scienze Cliniche e Biologiche dell'Università di Torino. Non si può migliorare, non ci si può allenare adeguatamente se non si ha la possibilità di misurare. Infatti questo intervento, misurare la salute fisica, consente di test. Grazie mille Tatiana, buongiorno a tutte e a tutti. E in effetti in questa parte di presentazione andremo a vedere sei semplici test fisici con cui noi possiamo misurare la salute fisica. Allora, andiamo subito a vedere questi test. Il primo test ci serve per misurare il cosiddetto fitness cardiorespiratorio. Noi cosa facciamo? Chiediamo alle persone che vengono a farsi misurare di salire e scendere da questo box che è alto 30 centimetri e lo chiediamo di farlo ad un ritmo prestabilito per 3 minuti. Alla fine dei 3 minuti facciamo sedere le persone su una sedia e poi misuriamo la loro frequenza cardiaca con questo semplice sensore che vedete sul lobo dell'orecchio. Dopo 1 minuto misuriamo la frequenza cardiaca e questa semplice misura ci dà un'idea del loro stato di forma dal punto di vista, diciamo, aerobico, cardiorespiratorio. Questo test, pur essendo semplicissimo, è clamorosamente importante perché pensate, chi ottiene dei buoni risultati su questo test ha un'aspettativa di vita, quindi una longevità, no? Più lunga di 6 anni rispetto a chi ottiene un punteggio pessimo. Quindi capite bene che in 3 minuti, più 1 minuto di recupero, noi già diamo un'informazione importantissima alle persone. La seconda area in termini di capacità fisiche che voglio presentarvi è quella della forza muscolare, come diceva prima il professor Rainoldi. Come facciamo a misurare la forza muscolare? Con due semplici test. A sinistra vedete il cosiddetto 5 times sit to stand, cioè chiediamo alle persone di alzarsi ed abbassarsi da una sedia per 5 volte più rapidamente possibile. Misuriamo il tempo. Invece a destra misuriamo la forza degli arti superiori chiedendo alla persona di stringere più forte possibile quello strumento, quel misuratore di forza viola che vedete in mano e in questo modo misuriamo la forza della loro quanto sono forti in termini di stringere la mano e questo ci dà un'idea della loro forza muscolare anche generale del corpo. Perché è importante misurare la forza muscolare? Perché la forza è un indice di vitalità. Che cosa significa questo? Significa che le persone che hanno più forza muscolare sono quelle che sono in grado di fare più cose nella vita, di essere più autonome, hanno più possibilità di spostarsi. E quindi capite bene che avere un'idea della loro forza è molto importante. Pensate che se noi facciamo questo test a delle persone tra i 45 e i 65 anni, quelli che in questi test hanno delle buone quantità di forza hanno un rischio nel futuro di sviluppare, diciamo, limitazioni funzionali della metà, cioè significa che chi è più forte ha meno rischio di perdere la sua autonomia. Terza area, quella dell'equilibrio. Chiediamo alle persone
di stare in equilibrio su un piede solo per più tempo possibile, al massimo 45 secondi. Beh, la capacità di equilibrio dovete sapere che per i giovani non è un grande problema di solito, ma per le persone un po' più grandi, dai 50 anni in su, è una capacità importante. Pensate che se le persone sono in grado di stare per più di 30 secondi in equilibrio su una gamba, vuol dire che hanno un rischio molto inferiore di incorrere in cadute accidentali, che, come sappiamo e come diceva prima il professor Rainoldi, possono condurre a tutta una serie di, diciamo, complicanze cliniche e ortopediche veramente importanti. Quindi, semplicissimo test che ci dice se abbiamo un rischio di cadere, diciamo, semplificando ovviamente le cose. Altra area che misuriamo, la destrezza manuale. Qua il test è veramente semplicissimo. Chiediamo di cliccare su un tasto per 10 secondi, scusate, per 10 secondi più rapidamente possibile e contiamo quanti click sono stati fatti su quel tasto. Questo semplice test ci dà una misura della rapidità motoria, ma non solo, anche della destrezza manuale, che è una capacità di cui noi abbiamo bisogno tutti i giorni, e del controllo motorio fine. Ultima area che andiamo a misurare è quella della flessibilità. Il classico test del toccarsi le punte dei piedi. Noi lo facciamo in maniera un pelino più tecnologica, ma sappiamo tutti che la flessibilità è importante perché se tu ne hai poca, se sei scarso in termini di flessibilità, può incorrere in qualche problema dal punto di vista di alcune condizioni muscoloscheletriche. Tuttavia, dovete ricordarvi che la flessibilità, insomma, non bisogna esagerare, è importante averne una buona quantità, ma non è una di quelle cose dove più ce n'è, meglio è. Bene, a questo punto io ho finito il mio intervento e lascio la parola alla dottoressa Mulasso che ci dirà, ok, che cosa ce ne facciamo dei risultati di questi test? Prego. Grazie mille, chiedo solo la possibilità di condividere lo schermo, perfetto, grazie. E nel frattempo ringraziamo il dottor Gennaro Boccia per il suo contributo. Ok, perfetto, adesso dovreste vedere il mio schermo. Allora, dopo questi semplici e rapidi test, possiamo fornire delle informazioni mirate alla persona. Ovvero, per ogni test noi possiamo fornire uno score che è compreso tra 0 e 100, che è soppesato in base all'età e al genere della persona. E quindi forniamo un report come quello che vedete in questa slide, da cui si evincono le aree di forza della persona, quindi le aree in cui la persona è risultata maggiormente performante, ma anche le aree in cui ovviamente è risultata più carente. E proprio partendo dalle aree in cui è risultata più carente, possiamo fornire indicazioni mirate per andare a concentrare gli sforzi proprio per migliorare poi il punteggio. Queste che vedete in questa slide sono le linee guida della World Health Organization sulla quantità di attività fisica che viene consigliata per mantenersi in salute ed è la quantità di attività fisica da svolgere settimanalmente. Quindi l'attenzione deve essere rivolta all'attività di tipo aerobico a intensità moderata o intensa, all'attività di rinforzo muscolare senza tralasciare la componente di equilibrio di allungamento muscolare. Un occhio di riguardo deve anche essere rivolto ovviamente agli spostamenti attivi che la World Health Organization stabilisce in 9.000-10.000 passi al giorno. E proprio il numero di passi che la persona esegue ogni giorno è un importante indicatore di salute, sia dal punto di vista fisico che psicologico. E infatti si vede da questo grafico come all'aumentare del numero di passi che ciascuno di noi esegue quotidianamente, il rischio di morte si vada via via riducendo. Quindi se il rischio è piuttosto elevato, se la persona esegue solo 2.000 passi al giorno, questo rischio si va riducendo quando la persona supera gli 8.000-10.000 passi al giorno. E soprattutto in un'ottica di cambiamento, noi dobbiamo sapere che aumentando di 1.000 passi al giorno, e questo è un cambiamento minimo perché si può tradurre in 700-800 metri in più al giorno, questo rischio si va a ridurre di circa il 6% nel corso dei 10 anni.
Vi dicevo prima che ovviamente il rischio si va a, il numero di passi è un importante predittore anche in termini di salute psicologica, e infatti si è visto che donne fisicamente attive hanno un rischio decisamente inferiore di incorrere in depressione rispetto a donne poco attive. Quindi questo deve essere un altro spunto di nuovo per generare, diciamo, un cambiamento nel nostro stile di vita. E l'altro aspetto su cui vorrei ancora attirare la vostra attenzione è il tempo dedicato alla sedentarietà, quindi il tempo che ciascuno di noi nel corso della giornata dedica all'attività sedentaria e quindi trascorre in stazione seduta. In media, ciascuno di noi trascorre più di 8 ore al giorno, in una condizione di staticità. E questo anche comporta importanti rischi per la salute sempre nel medio-lungo periodo. E allora, visto che non si può ridurre del tutto il tempo che trascorriamo in stazione seduta, si possono mettere in atto degli accorgimenti. Quindi, banalmente, interrompere ogni ora piuttosto che ora e mezza il tempo che trascorriamo seduti con delle pause attive. Banalmente significa che possiamo svolgere dei semplici esercizi piuttosto che una breve camminata. Quindi da un lato concentrarci sulla sedentarietà e dall'altro lavorare per essere fisicamente attivi. Quindi prediligere tutte quelle attività che prevedono ad esempio gli spostamenti attivi, piuttosto che incentivare l'attività nel tempo libero in cui viene richiesto uno sforzo fisico, e ovviamente riducendo il più possibile il tempo che trascorriamo di fronte a televisione, computer, piuttosto che videogiochi. Io con questo ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione. Ringraziamo Anna Mulas, ringraziamo Alberto Rainoldi e Gennaro Boccia per averci dedicato questo spazio in questo sabato mattina al primo appuntamento della piazza virtuale della prevenzione e invito i partecipanti a connettersi anche al webinar successivo compilando sempre il form che trovate sul nostro sito. Il prossimo appuntamento sarà con la professoressa Silvia Novello, professore ordinario Dipartimento di Oncologia dell'Università di Torino, quindi continua l'impegno dell'Università di Torino. Tra l'altro la professoressa Novello è anche presidente di Gualce Onlus, l'associazione no profit che supporta le persone affette da neoplasia polmonare. Per adesso quindi vi saluto e vi do appuntamento tra pochi minuti al prossimo webinar.